Medici, docenti, giovani studenti di medicina a confronto sul tema delle patologie cardiovascolari che sempre più riguardano anche i giovanissimi, motivo per cui è fondamentale iniziare sin dall'età pediatrica a fare prevenzione. È il messaggio che l'Associazione Salute, Prevenzione e Sport ha voluto lanciare nel primo Health Talk, l'incontro ospitato nel Salone del Gonfalone al Comune di Salerno. Primo appuntamento che ha visto la partecipazione di illustri relatori che si sono confrontati sulle recentissime innovazioni. La tecnologia fa infatti passi da gigante, le più moderne strumentazioni a disposizione dei medici consentono di scovare anche le più piccole anomalie. È importante quindi un'attenta prevenzione, perché bisogna a volte depistarle, cioè cosa significa? Individuarle precocemente. E per individuarle precocemente c'è bisogno di valutazioni cliniche, c'è bisogno di valutazioni strumentali. Queste valutazioni devono essere guidate dai cardiologi e ci permettono di individuare patologie semplici, ma anche patologie molto complesse, come le anomalie delle coronarie nei bambini, che possono essere causa di quelle morti improvvise di cui a volte sentiamo notizie nei notiziari, sui giornali, e che tanti problemi chiaramente possono creare. Sembrerebbe che ci siano più malattie coronariche anche presso i bambini. La realtà che qual è? È che con le metodiche diagnostiche sempre più sofisticate si arriva già a fare un primo screening con l'ecocardiografia e poi ad una definizione diagnostica, ad esempio con la TAC coronarica, con le apparecchiature di ultima generazione sono assolutamente straordinarie, che ci dà una chiara identificazione anatomica delle problematiche a prezzo di una minore invasività e quindi minor sconforto per il paziente. L'importante, il centro, diciamo, del discorso è sicuramente, come le giornate di oggi, è quella di informare sulla cultura della prevenzione. Noi per esempio con le scuole della Vellinese, che poi allargheremo anche sul territorio di Salerno, stiamo facendo delle giornate in cui i nostri elettrofisiologi spiegano ai ragazzi e anche ai genitori dei ragazzi la criticità che ci può essere sulle patologie come la morte improvvisa, in cui è un qualcosa di molto pericoloso, e quando viene colpito un nostro giovane è una tragedia. E quindi in che modo possiamo combattere questo tipo di eventi avversi? Lo possiamo combattere con un'informazione e quindi acculturare le persone sulla prevenzione. Questo è molto fondamentale soprattutto per i giovani sportivi, che anche quando non manifestano malattie cardiovascolari, grazie anche all'innovazione, alla tecnologia e importanti macchinari come la Coronano TAC, riescono a prevenire future malattie. È una giornata fondamentale in quanto abbiamo qui presenti i relatori della cardiochirurgia pediatrica che sono qui anche per la formazione dei nostri giovani professionisti.